Noi ossessivamente nel corso degli anni proponiamo il tema della strategia aziendale e questa ossessione deriva dalle osservazioni fatte in azienda, deriva dal fatto che quando l'azienda ha finalmente messo le mani a una riorganizzazione e si prova ad affrontare prima i piccoli ostacoli, no, che derivano dalle inefficienze quotidiane, poi passa ad inefficienze più grandi, magari comincia a valutare gli investimenti, poi alcune volte questo processo di innovazione si interrompe. E quando si interrompe? Quando questa innovazione prevede uno sforzo che ha a che fare con una chiara definizione delle strategie. È più facile, parlo dell'esperienza finora rilevata su centinaia di casi in cui stiamo avendo modo di trattare, è più facile che un'impresa già scrittore già sappia che nel magazzino c'è qualcosa da sistemare, che nella rete vendita ci sono dei buchi, che il processo di gestione della fatturazione non è lineare. Però quando si chiede all'imprenditore di declinare la visione aziendale per renderla operativa, si entra in un campo molto più nervoso. Allora, proprio perché lo è così complesso, è proprio su questo che decidiamo da qua iniziamo di cominciamo. Allora, la prima osservazione, che in qualche maniera potrebbe avere un cultivo di 3-4 minuti, è: se siamo tutti convinti che questi sono i quattro fattori chiave del successo, qualcuno qui non è d'accordo che un'azienda di successo è un'azienda che ha tassi di crescita elevati, una leadership chiara e visionaria, una capacità, un'abilità di cambiare costantemente, una cultura d'azienda orientata al successo? Sembra che siamo abbastanza d'accordo, quasi palese. Tutti vorremmo un'organizzazione fatta in questa maniera. Proprio per questo ci tengo a sottolineare che in una slide scrivevo uso vecchio con se qualcuno non conosce l'inglese traduco, cioè il troppo scoppia. Da analisi fatte, scusate se è scritto piccolo, ma ci tenevo a dare subito questa pillola: non siamo dei fanatici della visione a tutti i costi, della strategia a tutti i costi, della crescita a tutti i costi, perché una crescita stagnante, una leadership debole, una assenza di cultura del successo provocano sicuramente dei disastri. Il punto è, e ci tengo a sottolinearlo subito, che anche una crescita eccessiva, un cambiamento incontrollato, una leadership autocratica e un'eccessiva cultura del successo portano a disastri. Stare costantemente nella linea di mezzo è difficile, perché è sempre in agguato il rischio che io creo un ambiente troppo competitivo. Quindi il paradosso è, non vi sto dicendo che è più facile, no, lasciamo tanto, se no io ce lo prendiamo, io maggiormente non è carino, c'è qualche fuggio in meno rispetto a prima. Quindi si pone sempre l'accento sul fatto che è necessaria più leadership, è necessaria più visione, è necessario più cambiamento, è necessario che accendiamo le luci, è necessario spegniamo le luci, dai! No, prego. È anche vero che aziende come la Enron, qualcuno si ricorderà questo nome, Enron era un grandissimo gruppo per lui, è fallita perché ha ecceduto nel cambiamento, ha iniziato avendo una liquidità immensa, ha iniziato a comprare altre aziende, il suo management non è stato più in grado di controllare la miglioria, i dettagli che stanno impresso a ogni nuova iniziativa e l'azienda è esplosa. Una crescita eccessiva può portare a dei rami inefficienti, una leadership autocratica, una leadership non condivisa può portare a una classe che non riesce ad avanzare, una eccessiva cultura del successo può portare i dipendenti a sbranarsi tra di loro. Giusto per saperlo, non c'è la soluzione? Ah, si riaccenderanno? Ok,
Va bene. Questa premessa l'ho voluta fare perché non vorrei che passassimo per i fanatici della crescita a tutti i costi, della leadership a tutti i costi. Nel mezzo sta la complessissima capacità di portare avanti, è sempre meglio. Sto per dirlo, non vorrei. Spegniamo anche il computer, possiamo già meglio meglio. Allora, entriamo ora nel merito. Fatta questa premessa, per la quale ci tenevo veramente tanto a farvi capire che non è la soluzione giusta quella di dire tutti massacrati verso il successo sfrenato, tutti verso i piani di continuazione, non è detto che questo ci metterà tanto. Ora, ogni azienda, questa è una piccola perla che ho trovato in un articolo e che mi piace riportarvi. Ogni struttura, ogni organizzazione aziendale si compone di questi tre pilastri. Ed è bello sapere che non sono quattro e non sono neanche due. Per cui, una volta che abbiamo capito quali sono, possiamo andarli ad esplorare. Ogni organizzazione aziendale si compone di tre elementi. Una struttura organizzativa. Scusate, ma questa premessa l'ho aggiunta in corso ora, quindi non la dovete prendere. Una struttura organizzativa, una strategia organizzativa e una cultura dell'organizzazione. In buona sostanza, per fare una organizzazione, io devo avere una struttura organizzativa. Cosa vuol dire struttura organizzativa? Vuol dire due cose. Vuol dire che man mano che cresce la mia realtà, devo sempre più aumentare la capacità dei singoli di diversificarsi e quindi la capacità di integrarsi, e su questo voglio spendere una parola. Finché siamo tre persone, due persone in un'azienda, vi chiedo la cortesia di mettere sui cellulari, finché siamo in pochi tutti sappiamo fare più o meno tutto. Qualcuno ha esperienza del fatto che nella sua azienda in alcuni reparti tutti sanno fare tutto, o in mezza azienda o in tutta l'azienda, beh sì dai, qualcuno registra la fattura, qualcuno scarica la merce, qualcuno pensa alla bolla, qualcuno paga, qualcuno fa, cioè che c'è una comune cultura. Chi è in questa situazione? Ok. Più l'azienda cresce, ok, più è necessario che ciascuna persona inizi a differenziarsi. Cioè avremo l'esperto contabile, l'esperto magazzino, l'esperto responsabile di produzione, e se l'azienda cresce avremo l'esperto nella manutenzione, che è diverso dal responsabile di produzione, e via dicendo. Ora, se questo livello di esperienza cresce, è un bene o un male? Detta così, è un bene. Dov'è il difetto? Se fino al giorno prima lavoravamo tutti, seduti allo stesso tavolo, ok, io sapevo cosa faceva lei sapeva cosa faceva lei, e via dicendo, tutti sapevamo la stessa cosa. Ci muovevamo senza rendercene conto, all'unisono. Nel momento in cui aumenta la differenziazione, cioè io divento bravissimo nella commerciale, mentre il mio fratello diventa bravissimo nella produzione, non è detto che abbiamo il tempo e le risorse per parlarci in continuazione e scambiarci le informazioni in dettaglio che ci permettono di dialogare. Quindi maggiore è la differenziazione, maggiore è la distanza tra questi mondi. Si può arrivare al punto che il mercato fa una richiesta per una novità e il commerciale quindi detiene questa ricchezza informativa, no? Vorrebbe comunicare al mondo che basterebbe cambiare niente, il mercato non vede l'ora di premiarci con questa novità, e la produzione non ne sa assolutamente nulla. Quando ciò succede è perché alla differenziazione non si è ancora associata l'integrazione. Allora, l'integrazione tra i processi
così come la differenziazione, sono due forze che agiscono, una per specializzare sempre meglio le persone e l'altra per evitare che questa specializzazione non si traduca in caos. Perché se io ho lo specialista che sa perfettamente come sistemare un macchinario rotto, ma il responsabile di produzione non sa manco a quale linea produttiva serve sistemare il problema, è chiaro che la differenziazione forte che abbiamo in azienda non fa il paio con l'integrazione. Quali sono gli strumenti di integrazione? Gli strumenti di integrazione sono ovviamente i software gestionali, e il primo banale strumento di integrazione, compriamo un nuovo gestionale. Chi ha avuto esperienza di inserire un nuovo gestionale in azienda? Non ci credo che ce ne sia soltanto, va bene, parte dei colleghi. Non, dai, forse non avete sentito la domanda. Chi ha avuto esperienza di inserire un nuovo gestionale in ultimi 2 anni? Ok, già vedo qualche mano in più. Ancora non ci credo che gli altri l'abbiano fatto, ma vabbè, mi fido. Ed è allucinante. Perché è allucinante? Perché è un processo difficile da gestire in quanto è un percorso che porta all'integrazione, ma vuol dire anche che so ciascun soggetto cosa guarda e cosa non guarda. Allora, se io non ho prima mappato qual è il ruolo, quindi i ruoli stanno qui, ruoli, organigrammi, mansionari, qui ci stanno procedure, si previsione dei processi, software, tutto quello che permette alle persone di continuare a comunicare senza bisogno di stare in riunione permanente. Ok? E questo è un aspetto dell'organizzazione. Abbiamo finito? Se io sono bravissimo a differenziare il know-how, quindi ogni persona sa fare benissimo qualcosa, e a integrarli tra di loro, ho risolto? No, perché ho struttura organizzativa, ma ho bisogno anche di declinare qual è la strategia organizzativa. Cioè, questo gruppo di persone perfettamente organizzate, dove va? Dove lo portiamo nei prossimi 2 anni? Perché se questa è questa domanda, noi ci concentriamo su questo aspetto, ma se a questa domanda non diamo una risposta, questo è un gruppo di persone perfettamente organizzate dove ognuno andrà dove ha capito che deve andare. Quindi, questo ruolo è ben definito e io mi sono fatto l'idea che è giusto andare verso il mercato, il responsabile marketing, e ho capito che il mercato che tira di più è la Germania e comincio a puntare sulla Germania. Arriva il responsabile di produzione e invece si è fatto l'idea che deve organizzare i processi in una maniera tale che non piacciono al mercato tedesco, perché vogliono un insieme di certificazioni che non potranno mantenere in quella maniera. Ora, se l'azienda si è differenziata e ha contezza dell'integrazione e non ha una comune visione, non ha condiviso la strategia, non va da nessuna parte. Per questo è così importante parlare, perché se io ho la macchina da guerra e non so dove la vado a portare, la macchina da guerra esplode, o comunque non esplode, perché ho visto aziende andare benissimo, anche senza una strategia chiara, però è come se camminasse sempre col freno di mano. Ce l'avete questa sensazione del freno a mano? Dice, ma io ho persone eccellenti in azienda, ho comprato un software fantastico, ci siamo dotati dei sistemi di qualità e li rispettiamo tutti, che è un metodo per avere una buona integrazione. Eppure siamo col freno tirato, pare che siamo sempre in terza. Eppure ciò che parla, quindi però non riesco a usare. Ecco, lì è necessario ragionare non tanto su una continua miglioria, rincontro gli operai e gli spiego per l'ennesima volta come migliorare le procedure, perché già sanno, il punto è che non hanno un indirizzo. E l'indirizzo sta nella strategia. Ok? A fare da collante tra strategia e struttura interviene il terzo incomodo, che è la cultura aziendale. Sì. La cultura dell'organizzazione è la cosa più evanescente che ci sia, no? Perché
non la puoi mettere la cultura dentro un manzionario, la cultura non la puoi mettere dentro un software. La cultura la metti. Prego, prego, prego. Nella capacità dell'azienda tutta di fare esperienza e comprendere come sta evolvendo nel tempo. Ora, non tutti abbiamo in azienda un rilevatore delle presenze, però ci sono aziende dove cultura condivisa arriva alle 9 o alle 8, allora è meglio. Non c'è scritto da nessuna parte, ma tutti lo rispettano. Anche questi sono pezzi di cultura aziendale. Qual è il problema? Il problema è che io posso avere la struttura organizzativa meglio disegnata da me, una strategia chiara, però quando provo a implementarle mi scontro contro una cultura aziendale che non è pronta a cambiare. Quindi, davanti a qualunque cambiamento, reagisce ripristinando lo status quo, desiderando lo status quo, desiderando che nulla cambi. E quindi, se io non metto insieme i tre pezzi, struttura, strategia e cultura, stiamo freschi. Come si fa a passare alla cultura organizzativa? Ci sono riunioni, si chiamano workshop strategici, ci sono meeting più ristretti, beh, insomma si parla tanto. Considerate che nella gestione del progetto, fatto 100 il tempo necessario per fare un grattacielo, l'80% è speso nel comunicare come il grattacielo andrà fatto e il 20% per farlo. Il punto è che comunicare, che appunto contribuisce a quella diffusione della cultura organizzativa, è un mestiere e come tale deve essere ben qualificato. Ci sono già domande a questo livello? Questa è un po' la premessa, il preambolo. Poi ora tra questi tre pezzi entreremo nella strategia organizzativa. Ci sono domande che ci possano permettere di capire se siamo tutti allineati su questo pezzo? Intanto ti voglio quanto più proattivo possibile, se no mi diverto. Ok, bene. Questa è già una vision aziendale, non è la, cos'è la vision aziendale?
Cos'è una visione aziendale? Secondo voi, ce l'avete una vostra visione di come l'azienda deve andare da qua ai prossimi 100 anni? Sì? No? Forse. Per partire, sì. L'azienda deve avere un'azione chiara. Assolutamente. Quello che deve essere il lavoro, l'obiettivo da raggiungere e come raggiungerlo. Ottimo, ripeto le sue parole perché mi servono. E la signora in prima fila, ci conosciamo, e dice, la vision aziendale è l'obiettivo che qualunque azienda quando inizia, mi piace questo, ripeto la prima parte perché è fondante, quando inizia qualunque azienda deve sapere dove vuole andare e qui si consuma il delitto, cioè proprio nella sua frase si consuma il delitto. Se io chiedo a qualunque startup, a qualunque azienda appena nata, qual è la vision aziendale? L'imprenditore neonato, neonato in quanto imprenditore, ha la vision più bella e forte del mondo, ha una vision solidissima. Poi la vision comincia a annacquarsi perché il mercato gli dà delle indicazioni e le comincia a seguire. Poi l'azienda comincia a fare 3, 4, 5, 10 anni, comincia a fare 2, 3, 4, 10 milioni di fatturato, comincia ad avere 30 dipendenti, 40 dipendenti, 50 dipendenti. A quel punto fotografiamo cosa è successo dopo 15 anni. Chiedo allo stesso imprenditore che aveva una vision fortissima, che l'ha portato lì. Qual è la vision? Cioè, che ne sa, cioè, non si capisce. Alla fine, quella vision che era così strutturata, così forte, così chiara, quando ancora l'azienda era solo la sua testa, appena esce dalla sua testa e si concretizza, si esaurisce nello sforzo di comprendere il mercato. La vision si mette. Cos'è la vision allora? La vision è il sogno irraggiungibile. La vision è l'obiettivo intangibile, perché se lo tocco non è visionario, cioè se io lo posso realizzare finisce l'azienda. La vision è come voglio soddisfare il cliente nel tempo. Quali valori? Per che cosa produce giornale? Lei? Sia giornale che prodotto agricolo ha dei clienti, siamo d'accordo? E il cliente compra giornale, compra prodotto agricolo. Vi sembra che lo compra perché non ha nient'altro da fare? Vi sembra che non potrebbe comprare un altro o un altro prodotto agricolo? Vale per tutti questo. Vi sembra che non possano comprare un'altra consulenza? Certo che sì, esiste un mercato, però c'è una fetta di clientela che ha deciso di comprare proprio quel prodotto. E quindi lui, il cliente, lo sa perché se lo compra. Il punto è, noi lo sappiamo per quali valori il nostro cliente compra i nostri prodotti. Lo sappiamo come arricchire il nostro prodotto in maniera tale che nuovi clienti si avvicinino oppure quelli siano sempre più fidelizzati. Cioè, se io non ho chiaro per quale motivo ogni giorno il mio cliente compra il prodotto, inevitabilmente non ho chiaro qual è la visione. Se invece io so, facciamo un esempio, conoscete tutti IKEA? Ok, no, la risposta non è così scontata, ho dovuto appurare. IKEA è un colosso che commercializza prodotti. Oggi non lo so più perché una volta l'hai detto a basso costo, no? Cioè, oggi un pochettino si annacqua per questa cosa. Allora, appunto, anche IKEA si annacqua. Però ve ne immaginate una persona che ha avuto che ha intenzione di comprare un mobile di altissimo pregio, che entra da IKEA e compra un mobile? Tendenzialmente, se ha l'idea di comprare un mobile di pregio, non comprerà da IKEA. Se ha entra da IKEA è perché pensa che vuole comprare una cosa frivola, facile, che magari dopo un anno la butta. Quindi, se io sono IKEA, devo aver chiaro qual è la mia vision. La mia vision è quello di attrarre, perché se io ho una vision chiara, attrarrò e darò valore a quel target che mi ha scelto. Ok? Quindi la vision è sempre collegata al beneficio durevole, intangibile, che do nel tempo al cliente. Ok? E poi si dimana attraverso le strategie. Quindi, la prima cosa, allora, le strategie le distingueremo in
quattro grandi categorie che si chiamano iniziative strategiche. 1, 2, 3 e 4. Al primo posto in alto mettiamo le iniziative economico-finanziarie. Al secondo posto, soltanto secondo in ordine di scaletta, mettiamo le iniziative rispetto ai clienti. Al terzo scalino mettiamo i processi interni. Quarto e ultimo, apprendimento e crescita. Ovviamente questo schema, che ripeterò nuovamente così più chiaro, non l'ho inventato io, l'ho inventato da Planeno, che sono due scienziati che in merito ci hanno fatto parecchio, e arrivano alla conclusione che questi elementi racchiudono tutto quello che serve a un'azienda per crescere nel tempo. Allora, poniamoci, ci sto per ritornare, poniamoci una domanda al mondo. Mi è chiara la mia vision, ora faremo degli esempi, vi chiederò di declinare qual è la vostra, insomma, intanto partiamo dal fatto che mi è chiara qual è la vision. Ok?